piccolo problema estetico per il quale la nostra amica si è rivolta a noi, e cioè le dà un po' di, come potrebbe dire, imbarazzo questa piccola gobbetta. Guarda il naso, avendo io una piccola gobbetta, come si può vedere, con la mini rinoplastica si riesce comunque a limare e a far tornare un naso un po' più guardabile. Esegue una limatura, non vengono fratturate le ossa nasali perché in questi casi non c'è necessità di farlo, la convalescenza è ridottissima se confrontata con quella della vera rinoplastica, nella quale si hanno ovviamente risultati ben maggiori, ma grosse ecchimosi, gonfiore, fastidio, eccetera eccetera. Quindi l'intento sarà proprio quello di creare una linea proprio dritta del dorso del naso, sapendo che questo tipo di intervento ci permette di fare piccole correzioni con risultati molto soddisfacenti se paragonati alle seccature che seguiranno nei giorni successivi. Succede che quando si vogliono fare questo tipo di interventi in famiglia o comunque può essere fidanzato, chiunque sia, non è d'accordo, in quanto è comunque un intervento invasivo, però se si vuole veramente una cosa per stare meglio con se stessi, io penso che non debbano esserci interferenze di nessun tipo. Poi per quanto mi riguarda, ho conosciuto il dottore e mi ha ispirato molta fiducia, e soprattutto io, conoscendo Katiuscia, che lavora all'interno appunto di Nonnei Clinic, mi ha spiegato come poteva essere l'intervento e mi ha supportato in quelle che potevano essere i pre e post operatori, quindi sono tranquillissima per quanto riguarda l'intervento.